Buongiorno amici di Corriere Alto Milanese, oggi abbiamo qui un assessore, Buongiorno. Luca Loi. Allora, come ti trovi in questo nuovo ruolo da assessore che hai assunto da poche settimane a questa parte? Ti È una bella piace? sfida, diciamo. Quindi sì, poche settimane, ormai siamo quasi a quasi 2 mesi, quindi ci siamo insediati 13-14 luglio e quindi oggi compiamo quasi 2 mesi, contando il fatto dell'agosto in mezzo, comunque le varie vacanze, che non sono state vacanze perché comunque siamo rimasti in comune un po' tutti a lavorare e cominciare a capire come funziona la macchina. E sì, sono state un po' di settimane intense. Ho cominciato a girare un po' con i ritmi di quelli che sono della macchina comunale e qualcosina ho cominciato anche a portare a casa, diciamo. Quindi sulle mie deleghe ho cominciato a E muovermi hai e quattro a mettermi deleghe, tra al l'altro lavoro. importanti, lo sport, le farmacie. Sei un giovane, quindi con Politiche esperienza, tra l'altro, visto che hai un nell'associazione. trascorso associativo importante, e politiche giovanili e la semplificazione. Ecco, andando con ordine, lo sport, un argomento molto importante, molto sentito in qualsiasi città, qui anche Magenta, abbiamo diverse associazioni sportive. 51, le ho Quindi, contate prima, vediamo, vedi? hai avuto modo di conoscerle un po' Diciamo tutti che in questo sono a tre periodo? quarti. Ossia, in queste settimane, ma già appena insediato, cosa ho voluto fare? Ho voluto prima di tutto accertarmi di quelli che erano gli impianti che E insistono sulla qual è città. lo stato di salute degli impianti sportivi a Allora, Magenta? la prima settimana, appunto, appena insediati, ho chiesto all'ufficio, che peraltro faccio i miei complimenti all'ufficio perché è veramente competente, ci sono veramente persone che ho trovato preparate e che mi hanno saputo dare una mano subito. E anche la dirigente comunque è abbastanza dura e abbastanza sul pezzo, che è la dottoressa Monica Porta. Devo dire che con loro abbiamo cominciato questo tipo di lavoro, ossia prima siamo entrati nel merito di quelle che erano gli stabili, quindi le palestre possiamo dire, e i campi da gioco. Poi ho voluto poi incontrare le associazioni, quindi già con il fatto che sapevo di cosa andavo a parlare, dove loro avevano la loro attività. Le palestre, noi abbiamo cominciato, abbiamo fatto una ricognizione iniziale vedendo qual era lo stato, prima di tutto, del materiale sportivo, quindi di quello che hanno lasciato, dello stabile, quindi anche di quelli che sono i bagni, le docce, gli spogliatoi. E poi, concluso il giro, ho voluto fare un report che ho consegnato all'ufficio tecnico per poi permettere di fare quei lavori di miglioria o comunque quelle manutenzioni ordinarie che dovevano essere compiute, ma anche manutenzioni straordinarie dal momento che ho trovato alcune criticità, possiamo dire. Molte cose risolvibili con delle buone pratiche di accortezza durante l'anno, o comunque nel sistemare banalmente i sanitari o comunque Sì, i soffioni cose che delle si docce, possono cose risolvere molto semplici. velocemente, Però che chiaro. comunque una società che vuole cominciare un'attività sportiva, che giustamente gli viene dato uno stabile comunale, deve avere pronto all'uso, quindi deve trovare in buone condizioni. Questo è stato un pochino l'inizio. Poi abbiamo cominciato la parte di ricognizione delle varie società, quindi abbiamo man mano visto qual era le società che insistevano sulle nostre palestre, avevano una convenzione o comunque dovevano iniziare il loro anno sportivo nelle palestre, quindi abbiamo deciso di incontrarle per uno, conoscerle, giustamente presentarmi, come si fa in tutti gli ambienti, in tutte le comunità, quindi uno arriva e si presenta. E poi anche per parlare un attimino di quella che è la loro attività, quindi entrare nel merito. Cosa è successo? Durante questi incontri io ho ribadito una volontà mia che ho voluto imprimere a questo primo anno sportivo che andrò a seguire, ossia che le convenzioni e tutti i contratti verranno sottoscritti per la durata di un anno. Perché? Perché per loro vuol dire che io dovrò entrare nel merito, quindi seguirle e stare con loro per trovarci l'anno prossimo e risottoscrivere contratti un pochino di più ampio respiro,
ma dovrò essere entrato nel merito, perché non posso dirgli, ah sì, buongiorno, siete voi, arrivederci, grazie. Certo. Quindi è anche un impegno da parte mia. Questo è stato apprezzato dalle varie società sportive e devo dire che è una cosa che ho visto che è stata fatta anche in passato, quindi ho voluto continuare su questa china. Palestre, diciamo che c'è stato... Quante palestre abbiamo? Abbiamo, sostanzialmente, partiamo dalla zona periferica, quindi dalle frazioni che sono Ponte Nuovo, Ponte Vecchio, abbiamo la palestra di Zona Nord, che sono la palestra di 4 giugno, delle medie 4 giugno, e la palestra Giovanni 23esimo. Poi abbiamo la palestra nuova di Zona Sud, sì. La palestra del Baracca, la palestra di Casa Giacobbe, la palestra della Santa Caterina, il palazzetto dello sport, che è comunque certo. Uno stabile comunale, anche se è dato completamente a CIEF, e poi abbiamo la palestra del Bramante. Queste sono palestre, diciamo, aliene, quindi non sono propriamente di Magenta, sì. Sono palestra di Bramante, la palestra dell'Istituto Einaudi, la palestra dell'ITIS, quindi sì. Quella del ex macello, sì. Possiamo chiamarlo, certo, nome sì. Ritenuto. Cosa succede? Queste tre palestre sono in capo oggi a Città Metropolitana e qui abbiamo avuto la prima criticità. Io ho avuto modo di avere tra le mani questa lettera arrivata da Città Metropolitana, un provvedimento che sappiamo benissimo che l'ente di secondo livello oggi Città Metropolitana che ha sostituito la provincia è un ente burocratico, è un ente che non guarda più in faccia nessuno. E cosa è successo? Loro hanno, essendo in default, quindi avendo 50 milioni di buco, sì. Cosa è successo? Hanno applicato delle tariffe per le palestre che insistono sulla città. Queste tariffe sono andate a incidere negativamente su quella che è la possibile attività delle nostre associazioni sportive. In particolare, palestra del Bramante, avevamo un contratto... Cioè, concretamente questo come questo si è inserito nel fatto che abbiamo dovuto rivedere completamente gli orari di alcune società sportive e abbiamo trovato questa criticità, perché la palestra del Bramante, utilizzata storicamente dal basket, sì. Praticamente Città Metropolitana è usata in convenzione col fatto che noi davamo la palestra di Casa Giacobbe al liceo Quasimodo e noi utilizzavamo come nostra la palestra del liceo Bramante. Questo era un tacito accordo che veniva rinnovato da ogni anno dal 1996, sì. Quindi molto storico come certo. Cosa è successo? Praticamente è stata tolta unilateralmente da Città Metropolitana questa convenzione dicendoci che da quest'anno dovevamo pagare, se volevamo utilizzarlo, il Bramante. La fascia oraria costava 19 euro più IVA. Noi non possiamo assolutamente permetterci una cifra del genere in convenzione con le nostre società sportive. Quindi il Bramante a oggi, per scelta, comunque se qualcuno fosse interessato, ma non credo proprio, visti i costi, è stato abbandonato completamente. Anche perché basket, come prima ho seguito la diretta del presidente sì, Morani, presidente della SD Pallacanestro Magenta, sì, quindi sì, avendo seguito anche lei, giustamente loro sono in rinnovo di convenzione e avevano delle criticità sul campo da basket del Bramante, quindi sì. Rifare completamente sì. I canestri, adeguare la struttura, avendo un partner che non esiste più, che era quello della provincia, adesso è la Città Metropolitana, abbiamo deciso di spostare completamente il basket sulla palestra nuova, con però delle accortezze, nel senso non si è data completamente la palestra nuova al basket, è stata data la maggior parte della fascia oraria, giustamente per i corsi, mantenendo delle fasce di rispetto che permettano ad altre associazioni, qualora lo volessero, di subentrare e fare attività. In particolare adesso abbiamo trovato un'associazione, una polisportiva, che farà multidisciplinarietà. Questa è una novità rispetto a quello che all'offerta formativa. Chi è? Si chiama. Già lavora con le scuole, è già affermata sul territorio, però non aveva mai fatto corsi del genere. Si propone di fare corsi multidisciplinari. Quindi per i bambini
che dopo scuola vogliono non fare un determinato sport, quindi non solo calcio, non solo basket, sì, non solo no, quelli tradizionali, ecco, sì. Pallavolo, si propone il fatto di creare, di far vedere ai bambini tutti gli sport, quindi ciclicamente. Quindi un'offerta diversa e diversificata, certo, che può anche andare incontro a determinati bisogni di un bambino, certo, che a oggi non vuole proprio fare quel determinato sport o non ha ancora deciso quello che fare. Può avere interesse per un altro gioco, per un altro sport. Assolutamente. Sicuramente. Quindi diciamo che la palestra nuova è stata concepita in questo senso. Settimana prossima ci sarà un primo torneo di basket con proprio l'inaugurazione dell'uso della palestra, quindi il basket si impegna anche a creare degli eventi che insistano sulla frazione, cioè sulla quartiere, non frazione, anche se è molto popoloso, quasi una, certo, frazione, è zona sud, però sul quartiere sud, quindi a creare anche un coinvolgimento della cittadinanza, e questo sarà una cosa molto buona che vogliamo che si ripeta nel tempo. Questa è, diciamo, la prima criticità. Le altre criticità non ci sono state più di tanto, abbiamo sempre, questo è lo schema di utilizzo delle palestre, abbiamo aumentato alcune ore dandole ad attività sportive già presenti sul territorio e abbiamo, tramite rapporti di buon vicinato, trovato degli accordi tali per cui abbiamo aumentato anche l'offerta in alcune palestre, quindi tipo il volley anche su Ponte Nuovo, che già era presente, ma comunque abbiamo creato più orari e allargato proprio l'offerta. Quindi devo dire che abbiamo fatto un buon lavoro, soprattutto merito anche degli uffici. L'elenco di tutte le società, abbiamo un elenco delle società responsabili e gli orari. Questo qua è stato il primo lavoro, quindi far parte, perché entro settembre le società volevano tutte partire, certo, giustamente, quindi era anche una questione di rispetto il fatto che ci siamo insediati tardi. Perché giustamente le elezioni sono state il 25 di giugno e abbiamo dovuto correre nel incontrare e dare supporto. Io non volevo firmare fogli in bianco, quindi ho voluto sono stato qua tutto agosto fino a quando non abbiamo incontrato tutte le associazioni. Certo. Quindi questa è stata la mia volontà primaria, diciamo, e abbiamo portato a casa il risultato, perché tutte le convenzioni sono partite. Le società già stanno usando le palestre e io ciclicamente, come avevo detto che mi sarei interessato, mi sto facendo trovare agli allenamenti e ogni tanto vado a vedere qual è lo stato dell'arte, quindi anche per creare un rapporto dinamico, certo, con l'associazione. Molto mi sembra anche questo, avere comunque un rapporto diretto, sì, sì, con i ragazzi che fanno sport, con le società in generale. Va bene, passiamo a un'altra tua delega, che è quella delle farmacie. Sì. Che è il tuo mestiere. Mestiere, spero di no, è il mestiere, però comunque sì, è il mio ambito di studio. Il tuo ambito di studio. Sì, io che sto ultimando, giustamente, quindi sono... Qui è stato fatto già qualcosa? Qui è stato fatto una ricognizione, nel senso che l'ambito non è propriamente di facile approccio in poco tempo. Le farmacie sono strategiche per Magenta, perché noi abbiamo due presidi farmaceutici all'interno della città. Poche città hanno due farmacie comunali, che poi fanno capo sempre a un'unica gestione, però sono due presidi. Uno Ponte in zona nord e Ponte Vecchio. E Ponte Vecchio, quindi anche due zone dove non insistono altre farmacie. Cosa succede? Il mio approccio è stato simile a quello delle società sportive, ossia una ricognizione dello stabile, una valutazione di merito e dello stato dell'arte, quindi l'incontro con i due dirigenti delle farmacie, parlare con i dipendenti e capire un attimino qual era lo stato dell'arte. Qui abbiamo una piccola criticità che mi hanno fatto notare alcuni cittadini, che è da aprile, e mi preme spiegarla. Abbiamo un problema su quella che è la fornitura dei farmaci da parte delle aziende, perché c'è stato un bando di gara per due lotti, si chiamano due forniture diverse, che erano il 65% della fornitura e il 35% della fornitura. Cosa succede? Il 65% della fornitura è venuto meno perché la ditta ha avuto dei problemi suoi interni. Quindi ad aprile stiamo lavorando con una fornitura di farmaci ridotta. Questo cosa significa? Significa che il servizio è mantenuto, questo ci tengo a precisarlo, quindi non è che non c'è il farmaco o non viene trovato, il farmaco c'è,
ogni tanto, però ci possono essere delle criticità su alcuni tipi di farmaci che devono attendere un giorno, o comunque bisogna attendere per essere reperiti. Quindi c'è questa cosa che si sta andando a concludere, quindi si sta andando a risolvere questa cosa, perché la prima parte del lotto praticamente si passa al secondo ente che deve gestire, cioè che è arrivato nella gara, e quindi stiamo risolvendo la cosa. Una volta risolta questa questione, io entrerò nel merito delle farmacie, quindi ricavi, guadagni, tutta la parte di costi e tutta la parte di criticità che sono presenti. Convocherò i dipendenti, perché volevo avere con loro un rapporto anche qui dinamico, e insieme metteremo a frutto la mia visione, diciamo, più accademica, e la loro visione di esperienza, certo, e accademica, giustamente, perché sono professionisti affermati, certo. Quindi insieme tenteremo di mettere mano per creare che cosa? Per creare un servizio migliore o migliorato. Questo me lo sono prefissato nelle prossime puntate, penso che ve lo racconterò. A oggi è tutto in divenire, e devo dire che ci saranno delle novità. E questa è una mia prerogativa. Va bene, dai. Sulle farmacie ci tengo anche a precisare l'ultima cosa, che sono vere le voci che molti chiedono, così, che apriranno nuove farmacie a Magenta. Sì, è vero. Apriranno nuove farmacie. Sì, perché c'è una manifestazione di interesse dal 2012, comunque anche da leggi antecedenti al governo Monti. La pianta organica, ossia il numero di abitanti relazionato al numero delle farmacie, sì, è stata diminuita, quindi a un certo punto dalla possibilità siamo scesi a una farmacia ogni 3.300 abitanti. Questo, prima avevamo un coefficiente diverso, questo cosa permette? Permette l'apertura teorica di due farmacie in due zone diverse della città. Le zone sono zona 6 e zona 7, sono già state azzonate con una delibera del 2012. Che sono quali? Zona 6 e zona 7 sono zona sud, per fare una zona, sì, e la zona ospedale. Quindi due zone altamente popolate, anche dal punto di vista del fatto che zona 7 è vicino all'ospedale, quindi potenziali pazienti che hanno bisogno di terapie farmacologiche ausiliarie, certo, escono dall'ospedale e possono trovare subito la farmacia. Poi come tempistica? La tempistica è che il bando è stato già fatto da Regione Lombardia, ci sono già i nomi di chi ha vinto, comunque le manifestazioni di interesse, i privati, oggi perché sono due privati, si stanno interessando e si sta andando avanti. Questo è una cosa che nel tempo... Quindi teoricamente verrà. Quando apriranno queste due nuove farmacie? Non si parla di tempi molto brevi, ma comunque posso dire che ci sono delle manifestazioni di interesse. Soprattutto su una zona 6, quindi la parte di zona sud, diciamo che io appena insediato ho avuto un incontro con il privato, e quindi si sta comunque interessando la faccenda, possiamo dire. Non sappiamo dare una tempistica certa, però comunque in zona sud potrà arrivare anche questo tipo di servizio. Comunque anche la zona sud era scoperta di questo servizio. Assolutamente, infatti. E siamo a popolazione anziana, soprattutto, che è quella che... Mi rendo conto. Che si serve maggiormente delle farmacie, se la troverà fortunatamente, in questo caso vicino a casa. Politiche giovanili, la tua è un'esperienza importante. Sì, diciamo che siamo al decimo anno dell'associazione di cui sono vicepresidente uscente, possiamo, sì, dire, dimissionario, perché giustamente non ho voluto interferire con la mia carica. E quindi conosci benissimo quelle che sono, sì, le esigenze dei ragazzi. Benissimo, diciamo che comunque c'è sempre da imparare, anche perché il gap si allarga, avendo 25 anni, ormai sempre più lontano da quando ho lasciato il liceo, comunque da quando ho visto la mia generazione andare avanti, diciamo che ci sono alcune cose che sono cambiate, però devo dire che siamo sul pezzo. Le associazioni sono strategiche in questo campo, perché portando nuove leve ti portano sempre a confrontarti con nuovi bisogni, comunque con l'attualità, possiamo dire, e rimani sempre aggiornato. Politiche giovanili, ci si sta muovendo per che cosa? Per integrare quello che era stato fatto dalla passata amministrazione, quindi non ci sarà una damnatio memoriae di tutto, quindi tutto ciò che è stato fatto verrà cancellato, ma comunque ci sarà una revisione
di quelle che sono le politiche giovanili, improntate più a creare un accordo tra associazioni giovanili che insistono sulla realtà di Magenta, un'attenzione sempre più pregnante e preponderante sul fatto di interessi giovanili e criticità giovanili che possono essere come quella che affronteremo il 1° di dicembre, quindi l'educazione sessuale e le malattie sessualmente trasmissibili, che sono comunque tema di oggi perché sono in espansione, temi come la droga, quindi anche qui entro nel merito avendo a che fare col mondo comunque delle droghe o comunque della Certo, parte riguarda comunque farmaceutica sempre la della droga, certo. questione, quindi la questione delle droghe in sé sarà da affrontare e sarà da mettere all'attenzione di tutti. Della tua, da quello che vedi come ragazzo, come l'approccio del ragazzo rispetto al mondo degli stupefacenti. È un È problema. un problema quando c'è l'ignoranza, cioè è un problema nel fatto che se Non è uno. sentito come un pericolo dei ragazzi. No, alcune volte mi sento come un pericolo, altre volte è vissuto con leggerezza, come sì, posso tornare indietro, smetto quando voglio, che è Smetto anche il quando titolo voglio, di un c'è film, ancora però comunque questa mentalità dello smetto quando voglio è una sfruttamento. cosa che lascia sempre quell'amaro in bocca, perché non smetti quando vuoi, o comunque quelli che lo fanno sono dei numeri rispetto a la popolazione generale, quindi non possiamo basarci sul singolo. Quindi io rispondo così al farmaco, alla droga, così, perché qui si parla di popolazione, quindi noi lavoriamo sulla comunità, non lavoriamo sul singolo. Il Certo. singolo mi può dire sì, a me non fa niente, sì, e fumo una canna e sono a posto, così. C'è quello che invece trova così tanto piacere che diventa quasi dipendente, assuefatto. Questo è portato all'estremo il discorso, perché poi si parla di droghe pesanti, o comunque droga è tutto, e poi io non faccio la distinzione di droghe leggere e droghe pesanti, io vorrei affrontare il discorso a tutto tondo, ossia sul fatto di una mancanza che ti porta a utilizzare determinate sostanze, possiamo dire. Queste sostanze sì, infatti si chiamano sostanze d'abuso, Certo. perché si parla di abuso, non di uso saltuario, di uso ricreativo come alcuni piace utilizzare, però diciamo che sarà oggetto di una nostra azione questa. Però questa parte rientrerà anche nelle politiche scolastiche, quindi io qui lascio parte al mio collega che se ne occuperà direttamente. Io seguirò la parte giovanile, possiamo dire. Va bene, la tua ultima delega è la semplificazione. Qui abbiamo foglio che hai preparato, numeri Sì, questo utili, è un foglio che nasce che da verrà pubblicato pubblicato sui e vari quindi social. Prima di tutto il comune dovrebbe essere pubblicato a breve questo pomeriggio. in Facciamo modo che vedere. sì, Allora, facciamolo è vedere, ci sono tutti i numeri una utili. semplice schematizzazione di quello che è la richiesta che vediamo sui social, ossia quali sono i numeri che è possibile chiamare quando va via la luce nelle vie. Quindi abbiamo visto il caso di via 4 Giugno settimana scorsa che era rimasta al buio, o altre vie tipo davanti al sottopassaggio nuovo, così. Chi è che devo chiamare? Questi sono, diciamo, dei numeri strategici che si possono trovare già comunque sul sito del comune, devo dire. Però Però almeno sono riassunti in questo riassunti, ambito tutti noi facciamo fatica tante possono volte, essere poi quando abbiamo utili. In più bisogno sono state inserite di chiamare, ecco, l'ASL veterinaria, per esempio, la polizia Sì, non tutti sanno locale, che abbiamo un lo ASL sport. veterinario a Ponte Vecchio No, tutti lo disponibile dal sanno. lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30, quindi abbiamo inserito, Certo. o molto più interessante, lo sportello antiviolenza. Dal lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:30 alle 12:30, martedì e giovedì anche il pomeriggio con il numero allegato. Quindi questo potrebbe essere utile. Non è prettamente la delega semplificazione, non significa fare i cartelli per le persone. Certo, Semplificazione è semplificare la vita legato, comunque dei diciamo, a quella cittadini. parte di regolamenti o rendere più vicino il cittadino al comune. Questo può essere l'invogliare al fatto di entrare nel comune, entrare nel sito anche del comune e tentare di entrare in dialogo con la macchina comunale, quindi fargli anche capire come funziona la macchina comunale. Questa, diciamo, che è la semplificazione.
Infine ho messo tre applicazioni in fondo a questo foglio, che sono il Comunichiamo, di cui si parla su Facebook, che è un'applicazione creata dalla vecchia amministrazione, presente tutt'oggi. Il Where Are You, questa è un'applicazione di Areo, secondo me è molto importante e secondo me va sponsorizzata quando potete, anzi scaricate, vi invoglio a scaricare, sì. Si chiama Where Are You. Si può andare sul sito di Areu Lombardia, che comunque perfetto. Ci sono tutte per spiegare. Areu Way, pronto soccorso, è un'applicazione che geolocalizza la persona che si è registrata e che ce l'ha sul telefono e permette di contattare il 118 dando già le informazioni basilari, passando subito, diciamo, alla sostanza di quello che succede. Questa applicazione permette anche di chiamare il 118 senza l'ausilio della voce, quindi è successo un incidente, non si può parlare, o se c'è un'emergenza si può anche utilizzare l'applicazione senza l'utilizzo della voce. L'ultima che ho voluto mettere è un'applicazione sempre di Regione Lombardia, si chiama Salutile. Ci sono varie Salutile, quella con l'iconina verde, l'iconina blu e l'iconina rossa. Poi ho messo l'iconina rossa. Che cosa permette questa applicazione? Permette di vedere l'affluenza ai pronto soccorsi della zona, o comunque ai pronto soccorsi della Lombardia. Quindi se uno ha un'emergenza, comunque deve andare da guardia medica o comunque deve recarsi al pronto soccorso perché sta male, ed è non è un codice tale per cui si rende necessario chiamare l'ambulanza, sì. Diciamo che è sempre meglio chiamare l'ambulanza perché sa già dove portarti, quindi esatto, ricordiamo anche questo, non bisogna portare il malato in macchina. Il 118 di rotta l'ambulanza nel pronto soccorso più idoneo. Questa applicazione dice qual è il grado di saturazione del pronto soccorso, quindi può essere utile nel momento in cui uno decide di recarsi al pronto soccorso più vicino. Quindi codici verdi, codici bianchi, soprattutto possono utilizzarla. Questo è stato un pochino il primo approccio. Un altro approccio l'abbiamo avuto oggi, che abbiamo messo sui social i numeri e relativi al fatto della manutenzione straordinaria da fare, quindi l'ufficio tecnico e dell'assessore competente in tema di appunto manutenzioni e segnalazioni delle strade, così. Questo possiamo dire che è un primo approccio, poi ci saranno cose che giustamente entreremo nel merito. Abbiamo ancora un nucleo di popolazione anziana molto importante, anche a Magenta, e che non hanno le social, quindi il fatto di creare cose del genere, quindi questi numeri magari infatti bazzicando negli altri comuni, diciamo che io ho cominciato a girare un pochino per cercare idee carine da portare qua, cioè copiare bene, diciamo, degli altri comuni. Ho trovato che un comune ha fatto praticamente i segnalibri con i numeri utili, quindi potrebbe essere che nelle prossime puntate vi porto il segnalibro che faremo con i numeri utili da regalare ai cittadini. Ma è una cosa molto facile, veloce, è un foglio, un piccolo cartoncino che inserito nei libri praticamente dà comunque i numeri utili, uno se lo porta a casa e ce l'ha lì. Quindi potrebbe essere una soluzione anche quella. Va bene, grazie Luca. Beh, di nulla. Quanto assessore leghista, viene attimi, fa il segno. Facciamo il segno su quello che vi ho portato. 22 ottobre 2017, referendum per l'autonomia. Sì, vi regalo anche quello che è il Valemecum per l'autonomia. E praticamente con su tutte quelle che sono le nostre, giustamente, ma sono anche le vostre, perché ricordiamo che il referendum non è della Lega. Non è un referendum per l'indipendenza. Questo. Non è un referendum per l'autonomia. Ossia, per tenere più soldi a casa nostra. Questa è l'idea generale. È un referendum che vuole dare un messaggio a Roma, vuole dare un messaggio per la Lombardia. Quindi chi dice che abbiamo sprecato soldi, secondo me, dice il falso. Perché comunque tu devi farti promotore di certe idee che sono del tuo popolo e della tua comunità. Quindi questo noi lo porteremo avanti senza andare a farne un motivo di bandiera politica, ma dobbiamo allargare il consenso a tutti. Quindi, perché far capire cosa significa autonomia per la Lombardia è la questione di primaria importanza. Io ho visto stamattina, ho mandato una mail alle associazioni sportive con i bandi di Regione Lombardia, sì. E quindi, anzi, se qualcuno vuole
a ricevere queste notizie, così mi scriva pure a luca.aloi@comunidimagenta.it. Email che si possono trovare. Email tranquillamente che trovate. Io manderò questo costo dalla famiglia. Con l'autonomia, queste doti sportive, visto che deriviamo subito dalla regione Lombardia, potrebbero essere aumentate. Questo è il fatto che una regione virtuosa, una dei motori d'Europa, come è definita, con un PIL che rispetto all'Italia è nettamente più alto, così, una regione che merita di essere così. Non è, vuol dire che si farà gli affari propri e non darà più soldi alle altre regioni. L'autonomia per la Lombardia significa anche che decideremo di aiutare sempre le altre regioni, ma a un certo punto con il fatto che terremo alcuni dei soldi a casa nostra per i nostri cittadini, che di fatto è quello che facciamo continuamente, perché molti vengono a curarsi nei nosocomi lombardi, quindi da tutta Italia, e quindi noi già ci sovrapponiamo i costi degli altri. Questo è potenziare quella che è la nostra offerta, non vuol dire che ci chiudiamo a riccio, non vuol dire che creiamo i muri, non vuol dire che facciamo altro. La Lombardia vuole, i lombardi vogliono tenere i propri soldi a casa propria per spenderli meglio. Va bene, grazie, ringraziamo Luca Aloi, assessore. Buona giornata a tutti e alla prossima.